Che è questo, Elena, che mai mi ha dato in mano questa GGP? Speravo tu inventassi qualcosa. Va bene, dai, si può fare. Allora, ci facciamo un gioco che si realizza con questi pezzettini di carta qui, che hai preso in bagno, che sono, è un tovagliolo tagliato a metà. E ti voglio far vedere un gioco, anzi te lo insegno direttamente. Si prende la prima metà e segretamente si piega minuziosamente e la nascondiamo nella mano, qui, nel palmo, in modo tale che nessuno se ne accorga. Poi ti inizi il tuo gioco di fronte, facciamo finta che ne so, se ti fai parte di un gruppo scout, della parrocchia, non lo so, facciamo finta, la nostra fantasia ora ci sia un gruppo scout. Ti metti lì a fargli vedere la magia, quando siete in un momento di pace e di serenità, e ti mostri loro con questo fogliettino. Davanti ai loro occhi lo strappi una volta, lo strappi due volte, tre volte e quattro volte. Poi, cosa importantissima, ci devi fare una palletta. Devi pressare bene bene la carta e a questo punto realizzerai la magia. E dirai di fronte ai loro occhi sbigottiti: ragazzi, prenderò questo pezzettino di carta tutto rotto e lo farò tornare intero, senza che nessuno se ne accorga. E cosa succede? Te lo prendi, lo metti di qua e fai questo movimento. Il pezzo rotto lo metti sotto e il pezzo aggiustato lo metti in cima. Ti faccio vedere, okay. Il pezzo rotto lo metti sotto e quello aggiustato in cima. Lo devi fare mentre ti muovi, ti cosi, devi fare questa cosa qui, ok? Ok. Poi, una volta fatto questo passaggio, fai aprire il pezzettino di carta a uno degli spettatori. E resteranno veramente sbigottiti accorgendosi che sarà intero. Se però ti chiedono di aprire la mano, col cavolo, i segreti non si svelano. Giusto. Se insistono e magari ti circondano, perché ti vogliono fare la festa, sì. Te dici: non c'ho nulla, ragazzi. Prova a usare il tuo fascino femminile. Se la cosa non funziona, scappa. Corri. Sì, più veloce che puoi, sì, e tu sei anche forte a correre, sì. No? E se ti beccano e ti fanno una montagna umana, lo prendi, lo metti in bocca, nella saliva c'è una sostanza che è la ptialina, che aiuta a sciogliere le cose, cioè fa un po' schifo, però... e a lungo andare dà dei tic, che non è che siano piacevoli. Proprio la soluzione estrema. Sì, la soluzione estrema, poi però col tempo ci fai l'abitudine, sì. Ci impari a convivere, le vivo con serenità. Insieme a tanti altri effetti iatrogeni che mi hanno dato, i farmaci, le carte, le palline che mangio. Poi però, con tanta pratica, si può trovare il modo per far tornare intero anche quello che prima era rotto. Grazie. Serve? No, te, era una gag che... Così non posso riusare, mi ci siamo cercati davvero. Ha bisogno. Grazie.